Tutte le promesse, tutte le belle parole, e noi ad aspettare. Lavoro, pasti, professione, un avvenire. Sono stanca di aspettare. Ho deciso di fuggire, in piroga, lo giuro. Qua non ci resta un secondo di più. È un inferno. I giornalisti sono in prigione o sotto processo. L'opposizione è lo stesso. Ogni giorno a sentire i loro scandali alla radio e intanto i ladri e i criminali sono rimessi in libertà e tutto sembra normale. Sono stanca di aspettare. L'idea di potermene finalmente andare è un'ossessione. È finita. Non sono di meno dei miei vicini di casa con i quali sono cresciuta e che vedo tornare in auto da Roma o da Madrid. Costruire case nuove per la famiglia e aprire negozi e boutique. Kourbga, 120 km a sud-est di Casablanca, Marocco, una città emigrata. Una macchina su due è targata a Torino. Nei souk ormai si vendono soltanto magliette e cappotti griffati Dolce & Gabbana, Nike, Versace. Made in China, costano la metà di quello che varrebbe la manodopera di una sarta africana. Impazzano vocabolari e grammatiche per la nostra lingua. Italiano, come stai? Totti? Qualche chilometro fuori dal centro, crescono quartieri fantasma di villini pagati in euro e abitati 3 settimane l'anno, d'estate. Sì, perché ogni agosto ritorna chi ce l'ha fatta. Emigrare è uno status, uscire dall'anonimato di una società conservatrice calata come una cappa sopra una generazione sedotta da internet, TV satellitari e pubblicità. Chi riesce a partire guadagna rispetto. La destinazione è una sola, l'Italia. Da questa città di fosfati e dalle campagne sono partiti non pochi degli 8.146 marocchini sbarcati in Sicilia nel 2006. I loro racconti, al ritorno, alimentano un immaginario già viziato da anni di studi eurocentrici, pellicole americane, telefilm italiani e francesi, campionati di calcio, ore e ore su internet, nei cybercafé, sempre affollati. Tutti i giovani hanno amici con cui chattare della riva nord del Mediterraneo. Bisogna partire. In fondo è molto più reale la schermata di un PC o il videoclip dell'ultimo tormentone pop che gli asini fuori o gli strilli del muezzin dagli altoparlanti appesi ai muri delle moschee. Nessuno più vuole tirare ogni mattina carretti cariche di arance o mucchi di panni per il mercato. Sugli sgabelli, tra spazzole, lucidi e sigarette, giovani e vecchi aspettano dietro ogni angolo scarpe da lustrare per pochi centesimi. Aspettano che qualcuno abbia bisogno di un muratore, un idraulico, un imbianchino, per una giornata. Qui, ufficialmente, la disoccupazione non esiste. Sulla carta d'identità, alla voce professione, in questi casi si scrive alla giornata. Sui marciapiedi siede una generazione sconfitta. Non c'è una sola famiglia che non abbia un amico o un parente lontano, annegato lungo le rotte per l'Italia o la Spagna. Giovani diplomati a 30 anni si ritrovano senza lavoro. Figli di contadini lasciano i campi e le pecore per venire in città. Prospettive non ce ne sono. È un intero paese che non crede al proprio domani, stanco di sopportare l'iniqua distribuzione della ricchezza e i salti mortali di una legge che è uguale per tutti, ma per qualcuno è un po' più uguale. È la notte tra il 18 e il 19 agosto 2006 e su un vecchio peschereccio si respirano sale e speranza. A 10 miglia di buio e di stelle, il bagliore delle luci della terra promessa, Lampedusa. A bordo ci sono 120 persone, molti marocchini. Intanto si avvista la corvetta della Marina Italiana Minerva, di pattuglia nelle acque del canale di Sicilia.
I giovani sanno che si tratta di soccorsi. Il mare è mosso, ma tutti sentono la meta finalmente arrivare. E invece no, improvvisa la notte si spezza con uno schianto sordo. Durante le manovre di avvicinamento, un movimento azzardato di uno dei due mezzi causa lo scontro tra gli scafi. Il vecchio peschereccio si spezza e inizia a prendere acqua. Nel panico i passeggeri si spostano verso il lato dei soccorsi. La barca si rovescia in mare. Le onde ingoiano giovani, uomini e donne. Alla fine dell'operazione di soccorso si contano 10 cadaveri e 40 dispersi. Davvero su quella nave. Lo scafo era pieno d'acqua. Avevamo ustioni sulle caviglie per la fuoriuscita del carburante dai serbatoi. Nelle orecchie, per ore, i 10.000 giri del motore. Ero davvero su quella nave. Avevo paura, non volevo salire. Ho aspettato che salissero tutti. Salgo o non salgo? Alla fine ho visto i miei amici a bordo e allora mi sono detta, ok, vado anch'io. Ero su quella nave. I passer, loro rimanevano a terra con i nostri soldi in tasca, ma tanto con i documenti sequestrati. Non c'erano alternative, salire o salire. Non c'è niente di più pericoloso per un passer di un testimone che ha paura. Mi avrebbero ammazzata o buttata in mare. Era freddissimo, ricordo le onde, il vento e soprattutto il buio. Era buio pesto. Vedevo a malapena gli occhi di chi mi stava seduto accanto. Vicino a me, un mio carissimo amico. Eravamo cresciuti insieme, lo stringevo, diceva che stava bene. Non mollare, non mollare. Qui le immagini dei miei ricordi sfumano. Le onde ci travolgevano e l'acqua aveva già tirato in mare alcuni di noi. Lui mi rispondeva con una voce assonnata che voleva dormire. L'ho aiutato fino alla fine, finché ho potuto. Mi ha chiamata per nome un'ultima volta. Ha detto che stava morendo. Poi un'onda l'ha tirato via, in acqua. All'alba il mare era tranquillo. La barca si dondolava alla deriva. All'orizzonte non si vedeva che acqua. Dopo qualche giorno, senza niente da mangiare, niente da bere, alcuni iniziavano ad avere allucinazioni. Un ragazzo a un certo punto si alzò in piedi e disse: «Io torno da mia madre!» E senza pensarci due volte, si tuffò in mare, per poi scomparire dopo qualche decina di metri. Esausto. Altri dicevano che vedevano la terra, che sapevano nuotare e si tuffavano. Il destino ha voluto che a salvarsi fossimo proprio noi, che non sapevamo nuotare. Bonjour, Jésus. Bonjour Jésus. Maman m'a dit que tu es l'ami des enfants. Est-ce que tu veux aussi être mon ami? Mon cœur est très content. Merci Jésus. Aide-moi à faire tout ce que tu veux. Que je reste toujours avec toi, comme avec un ami, et protège aujourd'hui mon papa, ma maman, tout ce que j'aime. Merci Jésus.
merci, Jésus. Bentornati dopo i workshop. Allora, adesso tiriamo un attimino le fila, nel senso che qui abbiamo seduti qua con me i relatori dei workshop. Non è fondamentale che ci siano proprio loro, nel senso, vorremmo un attimino che venissero fuori dei punti magari principali, ogni gruppo avrà avuto poi le sue dinamiche, per vedere un attimino che cosa è venuto fuori. E così facciamo un riassunto per tutti quanti. Vai, Fernando, vai. Io. Va bene. C'era già Malik. Ah, scusa, Malik. No, certo. No, io, prima di dare parola a Fernando, volevo tornare a ringraziare tutti. Ringraziare proprio il Comune di Bologna, ringraziare la provincia e tutte le associazioni, le istituzioni che hanno dato la possibilità di stare qui. Ringraziare tutte le persone che hanno dato il loro contributo per la realizzazione del convegno. Perché oggi come oggi abbiamo bisogno di tutti. Lavori insieme, avremo sempre i risultati. Dobbiamo tirare fuori le individualità che abbiamo, uscire fuori da questi problemi, problemi di tutti. Oggi è una giornata molto importante che lo chiudiamo in modo che quando usciamo qui oggi, ognuno di noi porta qualcosa a casa per cominciare a costruire le cose. Non è che dobbiamo uscire qua e dopo dimentichiamo tutto quello che abbiamo detto o non seguiamo le cose come si deve fare per arrivare al risultato giusto. Per cui io invito a tutti, come l'ha detto l'onorevole, da stare insieme. L'Unione fa la forza che fa l'Unione. Per cui invito a tutti da stare insieme, lottare per tirare queste problematiche che viviamo. Per cui torniamo per le conclusioni. Ora diamo la parola a tutti i conduttori di esporre le loro conclusioni del loro lavoro del workshop. Dove vogliamo partire? Tocca a voi di decidere. Chi vuole partire alza la mano e poi via. Comincio io, che intanto già ormai mi avevano nominata. Bene, io sono Fernando Chironda e vengo dal Mozambico, giusto per presentarmi. Noi stavamo riflettendo sulla questione della partenza, quindi abbiamo voluto fare appunto vedere un documentario prima che entrassimo in discussione sulla questione, appunto, cioè sul percorso, diciamo così, che gli africani fanno prima ancora di arrivare a tutti quei punti che ci eravamo detti all'inizio della serata. E lì abbiamo visto un po' appunto il percorso, e all'interno di questo percorso, senza soffermarsi troppo nella motivazione, sul caso, cioè sul successivo, su quello che gli stranieri poi ritrovano all'interno dell'Italia come problematiche e tutto il resto, siamo andati a riflettere invece sulle motivazioni della partenza, cioè del perché gli africani tendono a venire comunque, anche se in modo del tutto brusco, perché ci sono, come sappiamo, quelli che vengono attraverso il mare, che restano allagati, addirittura morti sul Mediterraneo, ma anche quelli, come nel caso del video, quindi del documentario, che venivano dai camion attraversando tutta la Libia, dal Nigeria alla Libia. E quello che abbiamo tratto invece come conclusione è il fatto che l'immigrazione non si potrà mai fermare, ma perché è così, è una cosa, un fenomeno che nasce da tanto. Però, riflettendo sulle motivazioni, le cause effettive che portano gli africani a uscire fuori dal paese, sono varie,
che potrebbe essere, che nascono dalla disoccupazione, dai problemi sociali e così via, ai motivi di studi, di politici e così via, via facendo. E quindi sono una larga di motivazioni. Però tutto questo è centrato, secondo me, sul fatto che gli stati africani hanno una responsabilità riguardo a tutto questo, nel senso che fino a che gli stati africani non tutelano, non danno un supporto agli africani, nel senso non creano gli spazi, la possibilità di un'educazione migliore, non creano la possibilità quindi di conseguenza di poter avere un lavoro, non creano le condizioni di fare capire che il continente africano non ha soltanto il bisogno degli africani come tale, ma che l'Africa è una terra in cui si può vivere e si può crescere. Quindi creare quindi delle motivazioni anche per restare, no? Questo è il fatto che motiva, perché spesso volentieri in maggior parte dei paesi africani i giovani che immigrano sono giovani che magari non hanno una formazione, una formazione minima, per condizioni che hanno di economiche disastrose, quindi vanno alla ricerca di qualcosa di meglio. Oppure spesso perché ci sono le guerre e così via facendo, però spesso sono comunque legate a una necessità, a un bisogno di soddisfare quello che è l'esigenza umana, quindi mangiare e dormire. E se invece questo venisse fatto dai governi, quindi perché qui c'è una responsabilità che possiamo attribuire, soprattutto ai governi africani, questo io ci ritengo a sottolineare dal mio punto di vista, ma c'è anche una responsabilità sociale e politica dell'altra parte, quindi dell'Occidente, nel senso che i governi africani devono incrementare queste, devono tutelare, devono aiutare, devono soprattutto incrementare le politiche che contribuiscono quindi alla maggior tutela, alla maggiore crescita del suo popolo. E di conseguenza i governi occidentali anche devono uscire fuori da quello che è la politica di assistenzialismo che ancora fino ad oggi si vive nell'Africa. Perché? Perché quello che si vede è che sempre siamo sul tema di partire, cioè sulle motivazioni locali, quindi spesso e volentieri le politiche di cooperazione che vengono attuate dagli stati occidentali sono soprattutto di assistenzialismo, cioè che le ONG che vanno a lavorare in Africa invece di andare a creare magari delle scuole effettive e quindi dare l'autonomia al governo locale di andare avanti con le scuole, vanno a dare, che ne so, delle matite o a distribuire cibo. Quindi non ti aiutano, è come il vecchio dittà ha detto, no? Di non dare il pesce, però insegnare a pescare. E in questo caso si dà il pesce e quindi dopodiché ovvio che si crea un sistema di dipendenza e di conseguenza si crea questo stereotipo, questo modello di idea che si ha, che andare in Occidente vuol dire avere una vita migliore, avere una condizione di vita fatta in un certo modo e così via. Cioè, quindi è un controproduttivo, no? che nasce anche dalle politiche quindi, sviluppate dall'Occidente. E questo va fatto. E va anche riflettito sempre nella politica verso l'Africa, quello che sono, come chiamarli, cioè le politiche di, che adesso non mi viene un nome, però che contribuiscono spesso alla autodipendenza degli stessi governi africani. Cioè non c'è un'autonomia, non si lascia la possibilità di dare proprio un'autonomia effettiva ai governi locali di poter anche... faccio un esempio così mi spiego meglio in quello che voglio dire, è che fino a che c'è un popolo che ha poca facilità, poca educazione e quindi
diciamo la maggior parte della percentuale maggiore di un analfabetismo, vuol dire che io, chi sono dall'altra parte, sono in grado di manipolare oppure di condizionare in un certo senso quest'altra persona, perché non ha i mezzi di per cui difendersi, cioè non ha conoscenze, non ha. Questo è quello che accade nelle politiche, dalla politica economica, volendo, perché se vogliamo possiamo anche dettagliare questo caso, dal fatto che ci sono politiche già che vengono dettate che non contribuiscono ad esempio a favorire un contadino africano, per dire, no? E di conseguenza questo contadino, perché ha bisogno di vivere, si deve o rivolgersi verso l'Occidente alla ricerca di qualcosa, o al limite muore di fame. Cioè, quindi queste politiche che non aiutano, no? Quindi la riflessione era un po' questa, che nel tema partire, le motivazioni, certo, senza con questo voler dire che dobbiamo fermare l'immigrazione perché è un'immigrazione, un male, senza guardarla a questo aspetto. Considerando che sempre l'immigrazione ci starà e c'è sempre stato, e quindi non c'è nulla da fare, però potrebbe essere una possibilità, che è quella di favorire ai giovani africani, che la maggioranza che vengono sono giovani, perché il popolo africano è quasi nel 60-70% giovani, di poter creare questo futuro a livello locale. Ma questo parte dalla tutela che gli stati africani possono dare agli singoli individui, ma dopodiché anche dagli singoli individui africani come noi, che abbiamo la possibilità di essere qua, di studiare, oppure anche di essere dall'Africa, ma uno che ha la possibilità di studiare, di poter appunto di contribuire dicendo con piccola azione, che alla fine non vale soltanto uscire dal Mozambico, andare in Sudafrica perché lì c'è vita, ma perché vale, bisogna crederci, bisogna lavorarci, bisogna come dire, lottare perché le politiche non siano in questo modo come sono adesso. Giusto per non fuggire molto sul mio punto, mi fermo qui. Okay. Io direi che più o meno, per chiudere col discorso che ha fatto Giovi, noi, cioè, Africa ha bisogno proprio che in Europa, in America, aiutare gli africani di riunirsi, come l'Europa ha fatto, una moneta unica, di trovare modo di lasciarli gestire la loro situazione, di modo che non hanno più bisogno di nessuno, di uscire dalle doppie giochi dove tanti non si arrivano, per capire quello che c'è dentro, quando sei fuori non capisci quello che c'è fuori finché non sei dentro. Per cui Africa ha bisogno di un aiuto dove vanno insieme con loro moneta unico come tutte le altre. Grazie Giovi, che hai spiegato bene. Adesso diamo la parola a Sid. Interazione. Benissimo, va bene. Non sono Sid, sono Luca e sono stato delegato a questo compito di relazionare cosa abbiamo fatto in questo workshop che ha avuto come tema integrarsi. Questo è il titolo scelto, anche se poi abbiamo deciso che come parola non ci piace. Abbiamo fatto questo lavoro, abbiamo ascoltato prima la storia effettivamente del nostro relatore Sid, che ci ha spiegato un po' qual è stato il suo rapporto, la sua vita da immigrato in Italia, appena arrivato, fino al giorno d'oggi. Dopodiché ci siamo concentrati su quattro fasi della vita, sulle quali poi abbiamo lavorato più nello specifico, immaginandoci come se noi, appunto, gruppo di italiani al workshop, fossimo immigrati. Ci siamo dovuti immaginare che tipo di problemi possiamo vivere nella fase dell'accoglienza, quindi appena arrivati in Italia, quali problemi invece potremmo affrontare nel caso in cui siamo alla ricerca di una casa, quali problemi affrontiamo cercando un lavoro e quali difficoltà abbiamo nel momento in cui vogliamo essere rappresentati in Italia, sostanzialmente, a livello politico, istituzionale, quindi nel momento in cui le nostre istanze vanno un po' ascoltate.
Concentrati su questi argomenti, abbiamo un po' snocciolato quelle che sono le difficoltà dell'accoglienza, cercando anche di suggerire alcune possibili risposte. Un primo problema che affrontiamo è quello della lingua, quindi c'è questa difficoltà di comprensione reciproca e sostanzialmente un tipo di soluzione che abbiamo ipotizzato all'interno del workshop, quindi a livello molto propositivo, poi sulla realizzabilità tutto da vedere, sta nella formazione sia del personale che incontra e accoglie persone che arrivano, sbarcano sulle coste italiane, e sia verso gli immigrati stessi, a cui andrebbe fornito dal nostro punto di vista la possibilità di apprendere qualche nozione di italiano e di educazione civica, abbiamo un po' aggiunto. Cioè dal nostro punto di vista è importante che chi arriva in Italia abbia la possibilità di imparare come comunicare con l'italiano e in che modo un po' si vive in Italia. Ovviamente senza nessun desiderio di imporre agli immigrati il nostro punto di vista sul modo di vivere di comunità. Dal punto di vista invece dei problemi del cercare casa e cercare lavoro, abbiamo notato che le difficoltà che vivono gli immigrati sono di base le stesse che hanno gli italiani nel momento in cui sono alla ricerca di un lavoro e di una casa. Per quanto riguarda il lavoro, un problema che appunto di reperire il lavoro, un lavoro qualificato, un lavoro che corrisponda alla propria formazione, un lavoro appagante, un lavoro sicuro, non precario, sono problemi che viviamo tutti. Soprattutto le nuove generazioni italiane. Allo stesso modo gli immigrati vivono questa difficoltà, ovviamente accentuata dal fatto che manca un'informazione specifica da questo punto di vista e mancano strutture di orientamento, almeno a livello nazionale. Qualche caso è uscito dal nostro workshop che c'è in Italia, ma manca appunto un servizio di orientamento più specifico, se non per quanto riguarda attività criminali che a livello di caporalato sfruttano niente male appunto questa forza lavoro quasi gratuita che arriva. Per quanto riguarda invece la rappresentanza, che è l'ultimo punto che abbiamo un po' analizzato, è stato quello su cui poi nello specifico ci siamo occupati nel nostro sottogruppo, e abbiamo notato soprattutto che i canali di comunicazione, quindi sia dai gruppi di immigrati che arriva e vive già in Italia, italiani pronti ad ascoltare, è un canale di comunicazione piuttosto chiuso, nel senso che non è una comunicazione bionivoca, ci sono delle difficoltà da entrambe le parti, quindi sia nel mandare il messaggio da parte degli immigrati sia nell'essere disposti a riceverlo da parte degli italiani. Mancano poi dal nostro punto di vista spazi fisici e simbolici, quindi sarebbe più sarebbe meglio se ci fossero disponibilità appunto di questi spazi fisici e simbolici di scambio tra popolazione italiana e popolazione immigrata che potrà diventare italiana a livello di cittadinanza. Spazi fisici e simbolici, ci siamo immaginati bar in cui la multiculturalità è cosa quotidiana, piuttosto che piazze vissute sia da italiani che da stranieri in maniera partecipata. Manca poi, a nostro modo di vedere, strutture fisiche e giuridiche dove l'immigrato può trovare risposta ai propri problemi e ai propri bisogni. Nel senso, nel momento in cui c'è un bisogno che emerge in una comunità immigrata, non esiste un canale preferenziale in cui far cadere questa, cioè far destinare questa comunicazione, non esiste un ministero dell'immigrato e a livello nazionale non esiste un sistema di questo tipo, un apparato destinato a questo scopo, se non in casi virtuosi con assessore all'immigrazione, che è quindi una figura pensata ad hoc per concentrarsi meglio su questo tipo di problematiche. Riassunte un po' in un pensiero che abbiamo avuto al workshop, agevolato anche dal consiglio di SID, riguardante la questione del diritto di voto agli immigrati. Non so se è la sede giusta per discuterne, ma sicuramente
la possibilità di aprire il diritto di voto anche alla fetta di immigrati smuoverebbe qualcosa a livello istituzionale nel momento in cui una grossa fetta di popolazione nuova italiana sarebbe banalmente un numero, fa parte del corpo elettorale, e quindi sicuramente i nostri movimenti politici qualche idea se la devono far venire, un po' anche solo per accaparrarsi i voti reali. In realtà, anche sentendo l'onorevole all'inizio, se lui stesso, pur conoscendo il Parlamento e la propria area di riferimento, ha pensato, senza neanche confrontarsi, che solo lui poteva al meglio rappresentare la propria il proprio punto di vista, e quindi il punto di vista dell'immigrato in tema di immigrazione, dà un po' il metro su quanto il nostro Parlamento ad oggi sia pronto ad accogliere determinate istanze. Per cui su questo discorso del diritto di voto e della possibilità di essere rappresentati ci siamo appunto concentrati ponendo l'attenzione su un'altra questione, che è quella dell'esistenza di diverse associazioni, sia di immigrati che di italiani che si occupano di immigrazione e di immigrati, e a nostro parere ci è parso che sono tante, fanno cose bellissime di cooperazione internazionale, e a nostro punto di vista sarebbe importante riuscire a fare una rete, un po' un fronte comune, quindi un'identità unica forte, e soprattutto che ci sia la possibilità di fare formazione, come già si diceva anche prima, nazionale, quindi una formazione multiculturale continua sia per quanto riguarda l'educazione nostra in una società multiculturale, che volente o nolente abbiamo capito che così sarà, per cui meglio sarà, meglio è dal nostro punto di vista. Direi che penso di aver sintetizzato tutto, relatore. Se sono ok, passo la parola. Ok. Darò la parola a Bushaib Khalil. Prima che lui deve parlare sul lavoro che hai già fatto oggi, volevo chiedergli due cose. Primo, MDPO, cosa vuoi dire MDPO? Io volevo queste cose qui che... Ok, grazie per la vostra presenza a questo workshop Afroscopia, che è un momento importante di confronto, ma un momento in cui si ragiona su tematiche importanti che riguardano una realtà non solo di questi anni, ma neanche degli anni passati e futuri. Appunto, mi approfitto della domanda per rispondere alla domanda che ha fatto Malik dell'MDPO. Tanto per presentarmi, sono Bushaib Khalil, di origine marocchina, vivo in Italia da 18 anni, faccio l'operaio, metalmeccanico specializzato, sono stato eletto nel Consiglio Provinciale di Stranieri di Bologna e Provincia e membro dell'Ufficio di Presidenza. E sono, giustamente per la domanda che ha fatto Malik, sono il segretario generale dell'MDPO. MDPO vuol dire... È un movimento politico per la dignità e le pari opportunità. È nato neanche un anno fa, a ridosso dell'elezione del Consiglio Provinciale di Bologna, e vuole essere quello che appunto Tuadi stava dicendo prima. Non vuole essere un movimento, diciamo, fatto da cittadini stranieri per la politica italiana, ma certamente un movimento politico che è stato promosso da stranieri, ma viene condiviso e partecipato da molti cittadini italiani, perché è importante in un momento di questo genere che vanno salvaguardate la dignità delle persone e ci siano pari opportunità per tutti. Ebbene, questo movimento lavora dal punto di vista sociale, culturale, ma soprattutto politico, per dare un contributo alla politica italiana, senza diciamo avvicinarsi a un partito a un altro, ma dà un contributo alla politica e far sì che questa interculturalità, mi piacerebbe chiamarla, alla politica italiana, che deve vedere in modo più realistico la vita sociale, il cambio culturale, economico e sociale e culturale di questo paese, e noi in quanto cittadini stranieri insieme ai cittadini autoctoni di poter dare un contributo alla vita politica da un punto di vista diverso, partendo
da una realtà, che quella a mio avviso è multiculturale, dove c'è una forte presenza di diverse culture presenti in questo paese, ma una vera interazione intercultura, far sì che queste interculture interagiscano tra di loro per far veramente un progetto politico reale che sta vivendo l'Italia, appunto una prospettiva del mondo ma anche della stessa Italia che ha vissuto negli anni in base alla sua posizione geografica. Questo è il movimento politico che si vuole portare avanti. Per andare avanti sul lavoro, il focus group che ho coordinato poc'anzi, che si concentrava sul lavoro, lavorare, ovviamente queste quattro tematiche sono più o meno collegate fra il partire, integrare, integrarsi e lavorare. Diciamo, su questo focus group si è interessato di più, ma maggiormente focalizzati di più, e la connessione fra la permanenza in Italia, il lavoro, il permesso di soggiorno e il rinnovo, le varie normative che riguardano, che disciplinano l'immigrazione, ma anche, soprattutto, la realtà attuale della precarietà del lavoro, che per quanto riguarda i lavoratori stranieri portano anche una precarietà, oltre a quella economica, ma soprattutto sociale. Implica cambiamenti, implica sofferenze, implica anche un impegno maggiore. Molti lavoratori stranieri fanno più di un lavoro per poter stare in piedi, per poter diciamo, mantenere le proprie famiglie, ma anche per vedere una prospettiva migliore. Il lavoro sicuramente è la parte importante e più diretta per una convivenza civile fra i cittadini stranieri e italiani, dove è più facile un'interazione, diciamo tra virgolette, obbligata nei posti di lavoro. Evidente anche che lavoratori stranieri italiani magari nel lavoro si parlano, discutono ovviamente del lavoro e d'altro, quando si va fuori ognuno ritorna al suo ceto sociale. E quindi diventa difficile dall'altra parte, quindi si passa al tema integrarsi. Però il lavoro comunque è una fetta importante in cui i cittadini stranieri autoctoni discutono, trovano fronte comune nell'affrontare anche problemi sindacali, contrattuali, salariali, come appunto avete visto in diverse occasioni le manifestazioni per il rinnovo di contratti nazionali, per varie categorie, gli ultimi metalmeccanici, edili, così via, quando si confrontano i lavoratori, siamo di tutti i cittadini, che di fronte a queste problematiche, a causa degli datori di lavoro, soprusi e quant'altro, si trovano fronte comune ad affrontare le tematiche di questo genere. Ebbene, che quel momento di lavoro sia nevralgico per sperimentare, per far sì che quel modo sia il migliore per poter integrarsi possibilmente. Ovviamente quello che abbiamo discusso si è concentrato soprattutto che la cosa fondamentale, appunto, che i partiti politici, ma di attualità che noi stiamo vivendo, sull'ingresso in Italia regolare, la clandestinità, e come si può venire in Italia, come si può accedere al lavoro regolare in Italia, come si può riuscire ad essere regolarizzati, a entrare in un meccanismo molto difficile, attraverso i flussi migratori che ogni anno si decide la quota per la regolarizzazione, l'ingresso regolare in Italia. Ebbene, ma anche di fronte al lavoro, di fronte anche al lavoro nero, che appunto è quello che è uno dei punti fondamentali che richiama la stessa immigrazione clandestina, di fronte a una disciplina sull'immigrazione molto difficile che rende ancora più facile il passaggio dalla regolarità alla clandestinità. Ma allo stesso tempo una forte presenza, ma anche un forte richiamo di manodopera straniera a basso costo, grazie al lavoro nero presente in questo paese. Così anche per quanto riguarda il controllo del lavoro, del caporalato e quant'altro, gestito molto spesso, dipende dalle zone, anche dalla criminalità organizzata. E appunto diritto anche a questo, e soprattutto l'ingresso al lavoro, i diritti sindacali, il diritto di vivere la vita personale, ma anche delle problematiche che in questi ultimi anni, purtroppo, dopo l'entrata in vigore della legge Bossi-Fini, che penso che molti di voi lo sanno, e della legge 30, che appunto
ha reso difficile, e questo lo sanno molti, soprattutto gli studenti, ma anche molti giovani italiani che hanno contratti triennali a tempo determinato. Questa presenza, questa entrata in vigore di queste leggi che permettono al datore di lavoro di poter cambiare i lavoratori a ogni momento, ha reso difficile e precaria la presenza del lavoratore straniero. Perché con queste leggi, per poter rinnovare un permesso di lavoro a 2 anni, diciamo, di durata, deve avere un lavoro a tempo indeterminato. Se ha un contratto di lavoro inferiore a 3 mesi, ha un permesso di soggiorno massimo di 1 anno. Di conseguenza, la sua permanenza, il suo destino, ma il destino anche della sua famiglia, dipende da quel datore di lavoro. Introduzione di contratti di soggiorno come nuove diciamo, discipline che fanno sì che è un obbligo per il datore di lavoro di assumere un lavoratore straniero, ma garantire una casa idonea di abitazione. Questo nonostante che, diciamo, è menzionato dalla legge, ma diventa un obbligo invece del datore di lavoro e del lavoratore stesso, perché deve dimostrare, prima di essere assunto, di avere una casa idonea di abitazione in base ai parametri regionali. Questo non accada mai, perché se io, disoccupato, cerco di lavorare, ma soprattutto, nonostante cercare di lavorare per vivere, ma cerco di permanere in Italia. Voglio dire, cerco di poter trovare lavoro per poter rimanere ancora un altro po'. Una volta avuto il contratto di lavoro, un permesso rinnovato, vuol dire che ho una speranza massima di 1 anno di sicuro che starò in Italia. Dipenderà dal datore di lavoro, dipenderà dalla casa che ho a disposizione, che deve essere determinate circostanze con parametri igienico-sanitari previsti dalla legge regionale e così via. Dipende anche da un reddito annuale che viene definito col minimo sociale. Quindi queste circostanze, queste problematiche che incidono in modo incredibile sulla vita sociale di quella persona lì. Certamente siamo di fronte a un potere maggiore dei datori di lavoro nei confronti del lavoratore, senza un controllo dello Stato, ma un accanimento feroce di fronte allo straniero, per poter rinnovare e credere di poter stare in Italia per un determinato periodo. Questi elementi sono importanti per quanto riguarda il discorso dell'integrazione, come rilevate prima. Se non sono esauditi i primi desideri, ma le cose primarie, un lavoro, una certezza di permanenza in Italia, diventa inutile una prospettiva di una politica di interazione, di convivenza e integrazione. Per ritornare sul punto che avevo detto prima, sulla diffidenza anche dei lavoratori stranieri, italiani e così via, le difficoltà di riconoscimento di titoli di studio, che sono un tema importante, di fronte a tutto ciò vediamo dei badanti, dei lavoratori, dei muratori, dei manovali che sono ingegneri nel loro paese di provenienza o hanno dei titoli importantissimi, però non vengono riconosciuti, si trovano a dover fare un lavoro diverso di quello per il quale hanno studiato. E così anche per quanto riguarda tematiche che purtroppo il tempo è quello che è, non si è discusso, però sono tematiche che penso che a mio avviso importantissime, che sono la possibilità di una ricerca di lavoro più qualificato, la formazione professionale, l'insegnamento della lingua italiana. Queste possibilità spesso, ma molto spesso vengono, diciamo, chiuse o messe da parte dai datori di lavoro. E penso che questa è la sfida, diciamo, del futuro, ma anche come noi, in quanto cittadini stranieri ed italiani, insieme a voi, insieme a tutti gli altri, di affrontare e di difendere per la dignità delle persone, perché senz'altro questo è venuto fuori anche dal gruppo, del Focus Group, che se un cittadino straniero perde un diritto, sia nel lavoro sia fuori, lo stesso italiano perde questo diritto. Perché di fronte a questi cambiamenti importanti e strutturali di questo paese, dove purtroppo con questa globalizzazione si è creato un clima di egoismo,
di personalismi e così via, ha fatto sì che ognuno pensa per sé. Purtroppo anche questo ha colpito anche i cittadini stranieri. E questo, come dicevano prima i relatori all'inizio del workshop, ci vuole anche una certa sensibilizzazione non solo ai cittadini italiani, ma anche e soprattutto ai cittadini stranieri. Perché non ci dobbiamo scordare di essere arrivati a un punto e quei diritti acquisiti, come appunto lo dico anche ai cittadini italiani, sono diritti acquisiti che sicuramente non si perdono. Non credo che sia questo il momento, credo che sia il momento di affrontare le problematiche e non dar mai scontato che certi diritti si riescano a perdere. Lo dimostrano i fatti di cronaca accaduti in questi anni e penso che un lavoro di questo genere, il focus group, che si vada veramente a discutere, perché nella politica italiana, nelle realtà, non si discute mai in merito alle questioni, ma si parla solo di propaganda, si parla delle cose esterne, ma non si riesce mai a focalizzare i problemi, discuterne e trovare punti comuni o anche disaccordi che si possano trovare. E penso che questa iniziativa, tipo l'afroscopia, sono momenti importanti in cui si discute, si riguarda la realtà, e si approfondisce le tematiche e dove appunto si può anche trovare delle soluzioni. Ma credo anche questo momento di afroscopia, penso che avrebbero bisogno molti amministratori locali, ma molti dirigenti politici, per rendersi conto quale realtà che hanno. Grazie. Grazie Bushai. Veramente ha parlato bene. Cioè, quello che volevo dire è solo per aggiungere un'altra cosa. I cittadini stranieri hanno bisogno di un governo dove uso le parole in un senso giusto, senza dire una cosa e fai il contrario, perché tanti non sanno che noi stiamo vivendo in una situazione integrarsi e interazione. Se il governo non si dà possibilità sulle carte, faremo fatica a portarlo avanti. Questo è una cosa, un dato di fatto che il colto italiano ha possibilità di creare un legge nuovo per noi, ben venga, abbiamo bisogno. Andiamo avanti. Io, prima di passare parola a Raymond Dassi, volevo ringraziare il pubblico. Un applauso per voi. Senza di voi noi siamo nulla, perché abbiamo bisogno. Grazie ancora che siete qui presenti, grazie di nuovo a Amani che hanno dato possibilità di stare qui a affrontare queste tematiche che sono molto importanti. Adesso andiamo avanti dando la parola a Raymond Dassi. Non parla Raymond Dassi, parla Foggio di Messa Fosta. Vai, okay. Fratello. Parlerò per il workshop comunicare. Il workshop comunicare l'abbiamo diviso in due parti. Abbiamo parlato dei mass media e della comunicazione interpersonale. Colpa del tempo o colpa nostra, non abbiamo approfondito molto sulla parte interpersonale, ma Raymond ci ha fatto capire sulla parte del calore che ci porta le novità come il phone center. E anche le schede mangiascatti, che cioè, si va perché uno vuole chiamare al paese, compra una scheda che chiami e non, dopo due secondi non riesce più a fare niente. Nella parte della comunicazione di massa abbiamo cercato di vedere il perché di questa importanza della comunicazione adesso. Non è che la comunicazione non è stata importante, ma adesso si parla troppo. E allora abbiamo decorticato un po' sulla parte del fatto che la comunicazione di massa, essendo quello spazio pubblico di adesso, la piazza e i raduni a casa non hanno più quella importanza, molti cercano di controllare questo spazio molto importante per fare tutto quello che si deve. E abbiamo visto che questo controllo di questo spazio molto importante, lo spazio pubblico per comunicare idee diverse, è stato colonizzato da alcune parti che, su quello che riguarda l'immigrazione, spingono verso una immagine dell'immigrazione che abbiamo visto lì che è irreale, non c'è niente di reale.
E questo qua, ecco, abbiamo anche visto che c'è, abbiamo cercato di vedere la colpa, da dove viene questa? Abbiamo visto che c'è anche la scopa, la cosa verso lo scopo. Tutti vogliono dire, allora c'è una fotocopia del modo di fare il giornalismo fotocopia che si ripete. Abbiamo visto anche che c'è l'ignoranza del giornalismo su quello che è la realtà dell'immigrazione, che spinge verso una informazione gridata, senza approfondimento, che esce rinforzato anche da quello che abbiamo visto come l'effetto dell'11 settembre, dove uno diventa pericoloso solo dalla sua provenienza e dalla sua forse dal suo colore. Prima di vedere, abbiamo visto che i clandestini, gli immigrati, quando arrivano, quando sono ancora lì, non si cerca di vedere, ma sono già dei clandestini. Si sa che ci sono tante cose, c'è la farm, ci sono tante atrocità che la legge internazionale lo riconosce, ma non si può dire che uno è clandestino. Lì si vede anche l'ignoranza dentro la comunicazione o il voler non vedere che noi abbiamo visto. E questo non voler, questo racconto che nasconde, a cosa più spinge? Abbiamo visto che ha delle conseguenze molto pericolose. Crea una paura, crea delle immagini irreali come l'invasione, che abbiamo visto questa mattina che non c'è nessuna invasione. E anche noi nel nostro workshop abbiamo visto che l'invasione non esiste proprio. E abbiamo, per essere ancora più breve, per non prendere troppo tempo, abbiamo cercato di dire, ma come fare in questa situazione? Cosa accade? Perché se accade questo, qual è il passo che dobbiamo fare? Visto che questi qua sono, cioè il modo di fare comunicazione non ci va, cosa facciamo? Abbiamo detto che i raduni di questo genere fanno solo del bene, perché aiutano, perché dobbiamo mettere in testa che il nostro workshop ha visto una comunicazione vasta e ho detto non abbiamo avuto l'opportunità o la possibilità di parlare globalmente sull'interpersonale, ma abbiamo visto che è molto importante raduni di questo genere e anche parlare con le scuole, che è il passo del futuro, possono essere molto importanti per riscrivere una immagine un po' più pulita. Abbiamo anche visto che si può anche approfittare della tecnologia, usare canali alternativi, anche se anche loro iniziano a essere colonizzati dai più forti, ma almeno lasciano lo spazio per una comunicazione dal basso. Noi parliamo di internet, di blog, dove ci si può raccontare alcune cose, alcune realtà e andare in profondità. A non dire per esempio che la guerra, il genocidio ruandese è stato una guerra etnica. E l'altro passo che abbiamo visto sul come fare, abbiamo detto ci sono alcune piccole realtà nella nostra società, non dobbiamo andare a cercare così tanto. Queste piccole realtà come il tamburo, lo cito perché il direttore e il redattore è vicino a me, e molti altri che esistono devono essere potenziati e appoggiati in un modo, perché se li lasciamo a essere colonizzati o presi dal volere dei più forti, cioè vengono e metteranno forse dei soldi e possono cambiare la linea editoriale. Per mantenere queste realtà dal basso dobbiamo pensare e credere che esistano e cercare di appoggiare. Grosso modo, in conclusione, direi che abbiamo detto che comunicare deve essere una partecipazione. Abbiamo sentito questa mattina l'onorabile Touadi parlare di attivo e passivo, cittadino attivo e cittadino passivo. La comunicazione, che è interazione,
deve essere una interazione orizzontale, è quello che abbiamo pensato. È un, o un'interazione orizzontale o una comunicazione dal basso verso l'alto. Quando è solo imposto dall'alto e che crea delle immagini irreali, come adesso, fa solo del male. Allora abbiamo detto nel nostro workshop di cercare di spingere anche verso una comunicazione dal basso che spingerà verso la partecipazione e creerà cittadini attivi, nuovi e vecchi, e non cittadini passivi, come vediamo adesso. Grazie. Grazie. Giusto per salutarvi, visto che Foster ha riassunto così bene quello che abbiamo detto nel nostro workshop, la formula del workshop è stata secondo me molto azzeccata, e quindi anche negli anni futuri, se ci sarò ovviamente, non mancherò di portare il mio, se ci sarò, nel senso che se sono invitato, perché spero di continuare a vivere, sono ancora, non si sa mai, così tanto per contribuire a questa, che penso che alla fine della giornata l'ho capita, perché il vicepresidente Diamani mi ha parlato durante il nostro workshop della formazione, e siccome in genere di formazione si intende solo un contesto universitario o scolastico, dove ovviamente giacca e cravatta del professore e tutti gli altri seduti a sentire, io penso che questa, che può essere una grande formazione di massa, è già una grande risposta all'insieme delle difficoltà che, e delle problematiche che abbiamo visto su tutti i workshop. Il tema partire mi piaceva tantissimo, ma veramente molto, perché mi faceva ricordare il libro di Aimé Césaire, che è il quaderno di un ritorno nel paese natale, l'ho tradotto in francese, non so se è stato tradotto così in italiano, dove il secondo capitolo incomincia proprio con questo verbo, partire, ed era il verbo che li aveva spinti, era all'auge della filosofia nelle Antille, dove è nato e cresciuto, ha fatto il sindaco di Port-au-Prince fino a un anno o due anni fa, poi deceduto, ed è uno dei fondatori di questo movimento letterario del Sudafrica, che è la negritudine. Richiamo la negritudine perché l'afroscopia mi ricorda molto la negritudine, una negritudine moderna, diversa da quella che era quell'altra, una voglia di riaffermare l'Africa che sicuramente noi tutti africani abbiamo dentro, e tante volte lo teniamo soffocato ovviamente dal gran caos quotidiano dentro a cui siamo tutti sottomessi, ma penso che nei prossimi anni, se una riflessione un po' più approfondita rispetto a quello che abbiamo fatto questi anni prende vocaboli come questo qui del partire e prova a inventare l'altra parte, è quello del ritorno, è per questo che il titolo del libro mi sembrava preciso, di un ritorno possibile, di un ritorno non da solo, di un ritorno non probabilmente dell'attore stesso inteso come un individuo, di un ritorno anche del materiale, perché non si tratta solo di persone, e ricordiamoci sempre che Raymond Bouchaib e tutti gli altri, in quanto persone in carne e ossa, che sono arrivati in Occidente, sono arrivati molto dopo il caffè, il cacao, il petrolio e tutta una serie di robe che sono nati e cresciuti sulla loro terra, e che per legittimità di proprietà divina, naturale e non so quant'altro, sarebbero stati loro i primi proprietari. Non ne faccio un problema, giusto così come una riflessione finale che provo a lanciare, anche per celebrare la mia contentezza di essere qua oggi. Penso che il tema di un ritorno possibile, un ritorno dove non ci si pone come maestri di nessuno, ma si prova a avere a cuore e di portare il cuore in Africa,
da dove ovviamente siamo partiti, che siamo un portare il cuore in Africa, dove veramente ci crediamo tutti e diamo l'occasione a tantissime persone di riconciliarsi con se stesse. Avevo preparato per voi stamattina, ed è un minuto e ho finito, però con Tuadì non potevo fare diversamente che lasciarlo parlare, l'esperienza di una cooperativa che a Modena si chiama Ghana Coop, che a mio avviso vale la pena di essere raccontata, perché francamente, e soprattutto per aver conosciuto le persone che ci lavorano, e ho visto come dopo 20 anni, 25 anni in Italia, qualcuno è capace di costruire qualcosa che lo riporti anche se stesso a casa, perché come sapete più passa il tempo e più si allontana la speranza di un ritorno gioioso, che però era quello che ognuno sognava quando è partito. E penso che a mani già tanti ragazzi giovani che vanno in Africa così possono, nel coinvolgere i ragazzi africani che sono sul territorio in tutta Italia, dare una grossa speranza anche a loro stessi. Per questo volevo accompagnare la chiamata di Jean Leonard, perché un lavoro fatto anche in Italia, con gli africani in Italia, con una visione verso un'Africa e un tentativo di riconciliazione dei soggetti, sarebbe tutt'altro che sbagliato, cioè è completamente giusto e bisognerebbe farlo. Per cui io vi ringrazio per quest'anno di nuovo, e poi se gli anni prossimi c'è la possibilità io vengo molto volentieri. Ecco, grazie. Grazie Raymond, grazie mille. Io direi che al momento possiamo chiudere la terza edizione di Afroscopia. Ringraziare proprio Amani, un applauso per Amani, l'associazione che hanno dato possibilità, veramente. E poi direi che oggi è una giornata molto molto importante per tutti, che abbiamo affrontato dei temi molto importanti, dove io ci tengo molto da dire l'Africa è la madre dell'umanità. Per cui noi, tutti di noi, cerchiamo di salvare la situazione. Se perdiamo l'Africa, non solo africani che perdono tutti di noi. Per cui grazie a tutti, cerchiamo di stare qui sempre per trovare modo di lavorare insieme, portare le idee insieme in un modo positivo, creativo, non distruttivo. Basta le guerre, pace e amore a tutti. Il 19 agosto 2006, Uriya, Karima, Samira, Saidi, Aziz avrebbero potuto prendere un aereo per Roma a meno di 200 euro con la Royal Air Maroc. Oggi sarebbero a casa di amici, magari al lavoro e non al cimitero di Agrigento o a marcire di sale nei fondali del canale di Sicilia. La stanchezza e la frustrazione per un viaggio che dura da anni, le umiliazioni continue, hanno tolto la dignità a tanti giovani, trasformati dall'ipocrisia dei nuovi gendarmi del Mediterraneo, in mostri chiamati clandestini, gli intoccabili dei nostri giorni. Un personaggio difficile da recitare a lungo, il loro. La tua mano e la mia mano che s'attarda, e i nostri pensieri si cercano nella mezzanotte delle nostre lingue sorelle. L'Africa viveva là, al di là dell'occhio profano del giorno, sotto il suo viso nero stellato, nelle insenature agitate, sature del rumore inquieto che minaccia la tempesta. E s'alzavano battiti di tantam con scrosci di risa alate e grida di rame in 200 lingue, zaffate di vita densa che il vento disperdeva nell'aria latina fino al ponte di prima classe, dove la giovane, liberata dalle sottoprefetture e dalle loro strette strade, liberata dall'ultimo tempo del tango e dalle braccia del suo ballerino, sognava sull'orlo del mistero. Foreste dagli odori virili e spazi che ignorano i fiori.
una grossa stella sorgeva. L'ultima, rischiarando la tua fronte liscia, quando ci lasciammo. Tuluva mo ila nyaka dela, ia.